Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi nuovo video lookbook. Infatti oggi vediamo insieme degli outfit per questo periodo festivo, non solo per Capodanno, perché oggi è Capodanno, quindi l'ultimo video dell'anno, ma anche appunto look per questi giorni di festa, che può essere sia per il primo, per il 6 anche, perché è la Befana, per il 2, il 3, il 4, insomma, quando volete, anche giorni festivi. Ci sono anche outfit per tutti quanti, quindi non solo super eleganti, ma anche più casual. Prima di iniziare a lasciare il video, però vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un piccolo like. Mi trovate anche su Instagram come RedEric. Iniziamo! Vedete tutta quanta così rosa perché oggi vi voglio mostrare questo. Che cos'è? Sentite un po'? È un porta gioie. Allora, di per sé è un porta gioie con questa parte di rose all'interno. Io l'ho scelto in questa colorazione rosa baby che si intona perfettamente alla mia giacca e ha un cassettino all'interno. Può essere sia utilizzato appunto come portagioie ma anche come soprammobile. Questo cassettino appunto, quando lo tirate fuori, inizia a suonare e all'interno abbiamo dei gioielli. La canzone all'interno è personalizzabile dal sito e si tratta del sito Karativa. È un sito di gioielli e oltre a vendere i gioielli appunto, vende anche ad esempio queste decorazioni e può essere perfetto per un regalo, ma non solo appunto per Natale che è passato ad esempio, no? Ma può essere perfetto anche come regalo di compleanno o soprammobile o appunto se qualcuno vuole un set di orecchini, collane e bracciale, ecco, c'è all'interno del sito, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata. E ora vi faccio vedere il set che ho scelto io, che vado subito ad indossare perché ho lasciato qui dentro, così che vi faccio vedere un po' come si presenta. Questo set in realtà l'ho già utilizzato, le potete trovare nelle foto su Instagram con l'albero di Natale. È un set formato da orecchini, anello e collana che ora vado subito ad indossare. La musica all'interno appunto del portagioie è personalizzabile, io ho scelto questa qui che manifesta amore e vi consiglio appunto di andare a dare un'occhiata. Vi lascio ovviamente tutti quanti i riferimenti giù in descrizione e vi consiglio appunto di andare a vedere la descrizione, e poi avete anche un codice sconto che vi lascio anche questo giù in descrizione, che è Erica8 per il 15% di sconto. E oggi in questo video vedremo questi look tutti quanti abbinati a questi gioielli. Ovviamente non sono gioielli solo festivi, ma appunto potete scegliere voi quando regalare questi gioielli alle persone che più amate, e sono in argento. Io l'ho scelto in questo colore oro rosa con pietre rosa, bellissimo. Ci sono ovviamente diverse misure ed è a forma di cuore con tutti quanti questi strass. Comunque bando alle ciance e iniziamo subitissimo con gli outfit. Ovviamente tutti quanti questi look che vi mostrerò li potete comporre voi o cambiare i colori o cambiare alcuni dettagli, e vi mostrerò la parte di sotto, quindi senza cappotto. Primo look che vi mostro mi dà molto stile Chanel, è questo completo di giacca e gonna pantalone, perché è un pantaloncino, come potete ben notare, e il tessuto è pesante appunto e sembra lo stile di Chanel. È un completo rosa che si abbina perfettamente ai gioielli che ho indosso, è abbinato appunto con questi stivali alti a gambale grande, largo, color panna, e poi ho messo al di sotto questo top tutto quanto sembra, anzi è in pizzo, però potete scegliere voi anche di mettere ad esempio una semplice canotta bianca. Questo è il primo look perfettamente abbinato ai gioielli. Se non urla a Capodanno questo abito, allora non so quale altro abito può essere indossato a Capodanno. È un abito totalmente brillantinato e cambia in base alla luce. Infatti può diventare oro rosso oppure rimanere in questo colore champagne. L'ho abbinato sempre a questi stivali alti a gambale e questo look l'ho praticamente indossato appunto per fare le foto con i gioielli, che appunto potete vedere sempre su Instagram, mi trovate come RedEric, e ha anche le spalline tutte quante con i brillantini qui.
e con la luce un effetto spettacolare, infatti vi consiglio di andare a vedere le foto perché sono qualcosa di magnifico. Comunque, abito super super perfetto, ovviamente dovete metterci qualcosa al di sopra per rimanere più calde, però se state al chiuso così va benissimo, altrimenti bisogna per forza indossare un cappotto, e vi consiglierei un cappotto lungo chiaro, così che vi copre praticamente, e indosserei anche questo senza calze. Questo completo donna delle nevi è un completo totalmente in questo bianco caldo panna, con il pelo, questo finto pelo nella parte finale della gonna a tubino e delle tasche finte, e poi appunto la parte del colletto. Consiglio, dato che è una gonna midi, di abbinarci delle décolleté nude. Queste sono forse un po' troppo rosa cipria, però più nude possibili è meglio. Dietro a questo spacco, ed è molto molto femminile, ovviamente potete anche chiudere il tutto a vostro piacimento, potete anche lasciarlo un po' sbottonato così, e mi piacciono anche molto i dettagli delle maniche. Guardate un po' che bello che è. Con questo mi sento proprio calda, Natale, inverno, ecco, proprio donna delle nevi. Per chi invece non vuole rinunciare al calore, il bel calore del dolce vita, ecco a voi un lupetto senza maniche, appunto un dolce vita con questi strass che scendono a cascata in maglia, quindi bello pesante, pantaloni aderenti e un tacco comodo. Ecco, chi vuole rimanere proprio nella propria comfort zone, con pantaloni che scendono belli, dritti, aderenti, leggermente a zampa, scarpe più basse, total black, e appunto questo dettaglio dato dalla parte qui del collo, parte superiore. Chi vuole mettere in mostra, ecco, la parte superiore. Per chi invece è un po' più romantica, ecco, consiglio questa, una maglia qualsiasi con scollo a cuore, con pantaloni vita alta, anche questa volta aderenti, però abbinati dello stesso colore i tacchi, le décolleté anzi, della maglia, in questo caso bianco. È un outfit super super romantico, almeno a mio avviso. Questo è un look da Mercoledì Addams, però chic da Capodanno, perché appunto sembra molto da Mercoledì, molto scolaresca, ma con tutti quanti questi strass sull'abito, e ci ho abbinato questi stivali a gambale alto, sotto un top di pizzo perché appunto si intravede, potete mettere anche una bralette, e guardate che particolarità, tutta quanta con gli strass, sia giacca che gonna, appunto bella vita alta, mi piace. Anche questo per il periodo festivo super super azzeccato. Anche questo mi dà molto di Mercoledì Addams vibes, perché è total black con questi stivaloni carro armato. Ovviamente qui potete scegliere se indossare degli stivali ad esempio con il tacco a gambale alto, appunto potete scegliere voi. Io ho scelto questi bassi perché almeno vedo un po' più di alternative. Il vestito è fatto in questo modo, in maglia a coste non trasparente nero, si allaccia con la zip qui, bellissimo anche questo look. Quindi potete scegliere voi se abbottonarlo qui su, ecco, una particolarità è far uscire il pollice proprio a guanti, questa cosa mi piace tantissimo, e se sbottonate un po' la cerniera si può anche intravedere appunto la collana, l'anello che risalta con il nero del maglioncino del vestito, e risaltano appunto i gioielli. Semplice, ma anche questo d'effetto come look. Ad esempio sotto potete abbinarci una bralette, in questo caso bianca, sbottonarla completamente e rimane anche in questo modo. Mi piace da impazzire, bellissimo anche questo outfit. Ve lo mostro velocemente sempre con questi stivali per darvi l'idea che lo potete comunque anche indossare così, e per dare, secondo me, un po' più gotico, ancora Mercoledì Addams style. Non so perché se sto vedendo la serie e quindi sto pensando sempre a lei, oppure no. Comunque è questo il vestito, ora cambio velocemente i tacchi e vi faccio vedere come l'ho già indossato, e anche qui potete vedere le foto su Instagram, e avevo una bella coda raccolta, super tirata all'indietro. Secondo me decisamente meglio con questi tacchi verde lime, che richiamano appunto il verde lime del vestito. È un vestito con perle
di base nero con questa retina alta panza sulle maniche e sul décolleté, ricami bianchi, verde lime e neri. Secondo me è super super elegante e bello. Appunto qui immaginatevelo con una bellissima coda tirata all'indietro. Altro look, in realtà è super semplice perché è un vestito con dei tronchetti. La particolarità è che questo vestito, a parte che è molto aderente, ha tutto questo filo lamé in diverse colorazioni. Le ho abbinato con questi tronchetti in vernice super nera e lucida, con questa parte avanti che è color oro. Come potete notare c'è il filo lamé di diverse colorazioni: rosa, verde, oro, bronzo, quindi sta benissimo anche con questi gioielli. E trovo che anche questo per un look festivo sia super super azzeccato. Io sono del parere che il rosa fucsia e il nero stanno benissimo insieme. Questa volta vi ho fatto vedere un'altra alternativa, ovvero vestito corto ma non con stivali alti al ginocchio, ma con dei tronchetti che abbracciano per bene la caviglia, così che ve la mettono anche in risalto, anche se sono in contrasto con appunto il colore della vostra pelle. Potete anche qui scegliere di mettere delle calze nere così da avere una continuità, ma anche così a me il look piace tantissimo, soprattutto perché la parte qui sopra è compensata, almeno nella mia figura appena di fisico, è compensata compensa questa parte voluminosa del sopra del vestito rispetto alla parte inferiore, che è tutta quanta aderente. E poi non ve lo devo neanche dire, ma il oro rosa di questi gioielli che ho scelto io con il fucsia del vestito sta perfettamente. E questi erano tutti quanti gli outfit, spero vi siano piaciuti e vi sia piaciuto questo set di gioielli. Ovviamente vi lascio tutti quanti i link giù in descrizione, anche il codice sconto, ve lo ricordo, Erika8 per il 15% di sconto su tutto quanto il sito. Vi ricordo anche il bellissimo portagioie, che in realtà potrebbe diventare anche una pallina di Natale perché ha, anche se è bello fattizio, ha il buchetto per infilare appunto il filo. E fatemi sapere qual è stato il vostro look preferito. Se lo state vedendo oggi il video, che è il 31, il giorno in cui l'ho pubblicato, vuol dire che è l'ultimo dell'anno e quindi vi auguro un buon anno, fate un buon anno, un buon capodanno e ci rivediamo all'anno prossimo. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un piccolo like e iscrivetevi al canale. Per qualsiasi cosa mi potete trovare su Instagram come RedEric o anche scrivere giù nei commenti. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Baci!